Ciao ragazzi, Gabby e bentornati su Luigi Mansion 3. Dobbiamo andare al piano 2 comunque. Ci hanno detto di andare ad investigare cosa succede lì. E io mi chiedo dov'è finito il nostro cane. Perché, non so, è sparito ad un certo punto del gioco. Non so dov'è finito. E mi manca. Speriamo di ritrovarlo presto. Oh, si parla del cane, spunta la coda. Mio piccolo abortino trasparente. No, ti prego. Cavolo, lo sai che io non lo posso fare e adesso devo inseguirti un'ora? Mannaggia te. Allora, vediamo un po'. Allora, io posso fare così. Userò un oggetto che usa molto spesso mio cugino Mario. Ecco, la pompa idrica. Eccoti qua. No, aspetta, aspetta. Non puoi mangiare, sei un cane fantasma, sei già morto. Anche se lo mangi, ti va di traverso. E poi fa una puzza immane, sa di piedi. Io non voglio un cane che sa di piedi. Mannaggia a me, dovrò andare in giro con le mollette e parlare così, porca troda. Vabbè ragazzi, ora mi dedicherò alla mia attività preferita. Prendere soldi. Nintendo, ho capito che ti piacciono i soldi. Lo stiamo vedendo molto bene. Anche a me comunque. Non mi dispiace per niente prendere un po' di soldi. È veramente una sottospecie di droga raccogliere soldi. Ehi, buon salve, tavolo da biliardo fluttuante. Come stai? Intanto altre monete così. La regina Elisabetta ha perso qualche monetona dalle tasche. Allora, vediamo cosa posso fare. Non mi dire che devo fare la partitozza. Tutte in buca! Imbuchiamole tutte! Stiamo facendo qualcosa di interessante. Probabilmente sbloccheremo altri soldi, Che vi dicevo? Il mondo gira intorno a soldi. È quello che ci insegna questo gioco. Adesso l'ho notato! Ok, ragazzi, molto, molto bene. Aspetta. Massima velocità. Sì! Quel maiale era un maiale dalle uova d'oro. Allora, adesso devo buttare giù qualche armadio. Backflip! Ora ho capito perché mio fratello andava sempre in giro con uno stura lavandini. It's a me, l'uomo più ricco del mondo! Usciamo di qui. Sto veramente diventando un uomo ricco! Ehi, sei tornato! Pucci! Che mi hai portato? Altro formaggio scaduto? Guarda che non posso mangiare le cose andate a male. Ho uno stomaco che funziona ancora. Al contrario tuo, che sei già morto. Che cosa hai mangiato per morire? Allora, vediamo qua. Bene. No, veramente, sarebbe bello anche nella realtà aprire un cestino e ti esce tipo 1 miliardo di euro. Qui c'è qualcuno? Beh, sicuramente soldi, vero? Sicuramente. Oh, beh. Ci sono pure i quadri tridimensionali qua. Guarda quanti, guarda quanti. La regina Elisabetta non ha badato spese quando ha creato questo posto. Ci penso io ad alleggerirgli le tasche. Oh, guarda, c'è pure un uccellaccio d'oro. No, vieni qua, vieni qua. Tutto, tutto. I ragni portano guadagno, i corvi portano guadagno, i gabbiani portano guadagno. Questo gioco l'ho pagato 60 euro, ma ne ho ricevuti molti di più, ma molti di più. Ok, Mario, che cacchio è? Qua c'è qualcosa sicuramente, vero? 1, 2, 3. Ah, devo usare la mia solita tattica, aspetta. Pamf, pamf. Qua c'è un fantasma, vero? Perché c'è? Aspetta. Ah, lo sapevo! Ti ho scoperto! Guardalo! Vieni qua! Vieni qua! Aspetta, devo tirargli il colpo grobo! Ok, questo secondo me vale tanto! Questo è un fantasma che vale! Vieni qua! Ah! E sbam! E sbam! E sbam! Anche i fantasmi possono morire, a quanto pare! E aveva un rombino carino! Tutto mio! Sono Luigi! E ora spacco tutto dalla rabbia! Voglio ancora più soldi, sono Luigi in Rampage Mode. Se non dai... Se rimani 5 secondi senza soldi, Luigi, cioè, piange male in questo gioco. Ti viene a casa. Potrebbe addirittura diventare un ladro. Con la scusa di essere il fratello dell'idraulico. Non ti ripara il lavandino, ti ruba i soldi sotto il cuscino. Se non ci sono soldi qua dentro, non sono contento. Ah! It's Gumi Gumi time! Gumi Gumi time, vai! Bravo! Oh, oh, oh! Per me!
A quanto pare non sono il solo a cui piace il cibo scaduto. Bene, bene, non è un problema. Ok. Spacco tutto sia di qua. Sicuramente ci sarà un altro fantasma, li conosco. Svam. Beh, oh beh, dai, dai, c'è anche qualcosa di veramente commestibile. Vabbè. Gogi bobi bobi dobi. Pochi doppi. Ok, abbiamo fatto il fattibile. Ora. Signore, scusa se l'ha fatto attendere. Ah, da questa parte siamo dove era chiuso prima. Ora mi ricordo. E ora possiamo aprirci uno shortcut praticamente. Se io attacco questo qua e lo tolgo via. Bene! Siamo da tutta l'altra parte, vi ricordate? Ero già stato qui. Vabbè, dai, ci torneremo magari se ci servirà. Ora veramente, mi ho fatto veramente tanto aspettare. Perché qua c'è... sicuramente devo fare qualcosa qua, vedi? C'è l'elica qua. Probabilmente devo levare questo. C'è un giochetto da fare. Se, lo so. Ok. Ora devo usare Gummi Luigi 100% per aprire le due porte, vero? Ok, uno qua e uno qua. Ok? Bene! Guarda qui! C'era nascosta un'altra gemma. Per fortuna sono stato intelligente e previdente. Torna indietro, schifosetto di gelatina. Vieni qua. Ok, altro cibo, mamma mia. Qua c'è stato un gargantua. Un gigante si deve mangiare tutta sta roba. È inutile che mangi, ti esce tutto. Ecco perché c'è tanto cibo. Cioè, è rimasto tutto il cibo dei fantasmi perché loro provano a mangiarlo ma lo perdono in continuazione. Quindi c'è cibo praticamente infinito. Vabbè, io mangio soldi. Ok. Ecco, cioè... Perché sono così stupidi? Luigi? Ti sgamano, cioè... Non hai mai fatto una cosa buona! Non hai mai fatto una roba stealth in tutta la tua vita! Quanti? Ma qua... Ah, ora ho capito a cosa serve il cibo! Ad usarlo come armi contro noi umani! Ecco cosa serviva! La baguette è diventata una katana, praticamente! E il resto del cibo me lo tireranno in faccia! Santo cielo, no! No, 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 no! Dovevo immaginarlo! Ok, Non c'è niente di più orribile di essere preso a pizza in faccia! No! Venite dietro! Venite dietro, mi sbattocchio tutto! Li appiattisco come delle focacce. Ne ho presi 40. 44 fantasmi. Fila per seco. Resto di 2. Mem, spam. Aspetta. Dai. Guarda. No, veramente sto migliorando comunque, ragazzi. Cioè, è durato veramente poco questo combattimento. Stiamo migliorando a gonfie vele. E ora datemi tutti i vostri averi. Tanto non vi servono più. Non avete neanche le tasche per contenerli. Ok. Bene. Cosa nascondiamo qua? No, qua c'è qualcuno. Qua c'è qualcuno. Che succede? Magari se vado per di qua. Ah! Non ce la puoi fare da solo, Luigi. Ci vuole più potenza. Ok, ho capito. Tiriamo così e dovremo farcela. Eccolo qua! Alberto von Würstel! Colui che costruisce cibo incredibile. No, Alberto von Würstel è il peggior nemico. Ma cos'è tutta sta rabbia? Forse perché vuole cucinarsi la mia gelatina? Non puoi! Come Luigi, levati! Come faccio? Si sta tirando pentole addosso. Vuole cucinarmi! Guardalo! Guardalo! Anch'io l'ho colpito. Forse no. Sto morendo. Sì! Non scappare! Cuciniamo questa bella salmonella! Questo bel fantasmino a gusto salmone! Dammi la tua pentola, via! Questa pentola deve andare via! Non te la puoi prendere! Questa pentola è mia! No! Ero in ostaggio! Basta!
ti restituirò ogni singolo pesce. Ogni singolo pesce che mi hai tirato. Scappa, scappa. Entra nel mio frigo. Bene, ragazzi, è stato veramente un combattimento all'ultimo pesce. Ah, ma l'abbiamo cucinato, cotto e frullato. Ora mi prendo il nuovo bottone. No. Non provarci, no. Dai, seguiamo quel dannato topo. Dov'è? Dove potrebbe essere? È questa cacchetta la sua? Dove potrebbe essere andato? Là dentro. Forse è andato là dentro. Dai, prendi del formaggio. Signor topo, c'è del buonissimo formaggio qui. Magari glielo devo lasciare. O forse il mio cane, è vero. Per attirarlo devo usare quel formaggio molto puzzolente del mio cane. Oh, guardalo, guardalo. Sì! Ok, è stato semplice allora. Ah, bastava attirarlo con il formaggio, meno male. Allora abbiamo già il piano 4. No, ti prego, no. Perché un fulmine non dovrebbe cadere due volte nello stesso punto? No! Allora, mi sembra di aver visto una tana per topi qui. Quindi... Eccolo là! Altro formaggio! E mi ha visto! Vabbè, dai, basta aspettarlo, trovare un altro formaggio, dai. Dovremmo farcela, no? Se prendo tutti i pezzi di formaggio... Oppure provo a risucchiarlo. Vediamo. Funziona? No. Tenta di corrompermi con le monete. Ma io voglio lui. Proviamo ad andare da questa parte allora. Magari è andato per di qua. Oh, eccolo qua. Non puoi scappare all'infinito. Non ci sono tanti buchi al mondo. A meno che non vai nel tavolo da biliardo. Allora là ce ne sono tanti. Ah, beh. Questa è una cosa che ho già fatto. Non è un problema. Dai, Luigi, non cagarti addosso a questa roba. Oh, qualcuno vuole giocare a biliardo con me? E mi sembra un giocatore duro della Ghost and Champions. Due orco cane, però è d'oro, quindi contiene monete. Quindi a me va benissimo. Guardate che io vi sto solo facendo un favore. Voglio disinfestare questo posto dai topi. Cioè, vi voglio solo fare un favore e mi lapidate. Manco vi avessi offeso la mamma. Dai. Guarda che mi tira. No, mi ha tirato davvero un cocomero in testa. Vabbè, col cappello verde, ma non ne voglio una forma di cocomero. Santo cielo, aspetta. Che devo usare il mio Super Luigi potere. Ecco qua, sei ucciso tu, mamita. Vieni qua. Tappeto. Ora, signor Topolino, non hai più nessuna difesa. È la fine per te, tu piccolo Ratatouille. Io prendere te e tua famiglia e prendere il mio bottone. Tu dare bottone a me, dove nascondere bottone? Dai, io lasciare te libero se tu donare bottone in beneficenza. A me servire, ok? Trovato! E ora? No, aspetta, volevo farti una domanda. Volevo farti conoscere da vicino il mio Aspiraratti 2000. Dovrò andare in giro per tutta la villa, porca trota. Comunque, credo che questa sia l'ultima tana. Davvero. Davvero, amici di Luigi. Questa è l'ultima tana. Non potrai fare molto. Posso entrare per di qua? Trovati! Ecco dov'era l'intera famiglia. Che poi, ragazzi, questa cosa mi dà fastidio, che anche ultimamente ho trovato un topo in casa mia. Mi ha fatto tipo senso. Beh, non voglio martoriarli tutti. Non toccarlo troppo, che secondo me quel pulsante è la peste. Posso mettere il mio nuovo piano. Sì, eccolo qua. 44 topi. È magico. Cioè, questa cosa mi farebbe più paura di altre cose, ma Luigi sembra tranquillo. Resta incavando alla grande, Luigi. Perché non torni al laboratorio? Ho qualcosa da dirti. No, ti prego, le lezioni del professore. Già ho finito la scuola, perché devo tornare al laboratorio? Di solito le sue attività comprendono mettermi in gabbia, farmi strani tutorial. Insomma, è un bullo. È un nanetto, è più basso di Luigi, manca poco. E anche di un Todd. Ma mi bullizza sempre il professor Strambic. Oh, sono tornato, madrina.
Non c'è una trappola questa volta? Mi sta osservando. Ok. Ah, Luigi, finalmente sei di ritorno, eh? Non dovresti fare aspettare gli anziani, sai. Io comunque mi sono tenuto occupato. Il laboratorio è quasi completamente operativo. A proposito, Luigi, immagino che tu ormai sappia perfettamente come muoverti nell'hotel. Hai già aspirato un bel po' di cose con il Porter Gust Gom. Avrai le tasche che esplodono a giudicare da tutto il denaro che hai raccolto. E non te ne darò neanche un centesimo. Non ti preoccupare, ho la soluzione perfetta per il tuo delicato dilemma danaroso. Dai tutto a me! Tu non mi hai detto questa cosa. In questa mansione ci sarà un professore in meno se continui così. Rullo di tamburi, per favore! Sono orgoglioso di presentare... i miei soldi! No, si è aperto un negozio Amazon! Il canale acquisti del professor Strambic. Ora pronto all'uso proprio qui nel laboratorio. Tada! Qui c'è solo un canale! Ed è il canale di Gabby 16-bit. Magliette in descrizione. Ci troverai degli oggetti molto utili. Sono tutti tuoi per un prezzo risibile. Lo sapevo che li voleva per lui. Ecco perché ha detto prendi tanti soldi. Perché poi voleva rubarmeli tutti. Ah, mi danno gratuitamente un osso d'oro. Che Polter Cucciolo avrà il mio aiuto quando rimango senza cuori. Nice. Forza, Luigi. Ti basta selezionarlo per farlo tuo. Non costa niente, vero? Ok, siamo sicuri? Non è una fregatura. Ho un osso d'oro. Lo venderò la prossima volta, tanto non morirò mai. Ah, quasi dimenticavo. C'è un'altra cosa di cui devo parlarti mentre sei qui. Luigi, vuoi voltarti un momento? Devo dare una sistemata al Polter Gust Gom. Basta. Ogni volta che tocca là dietro mi fa un mal di schiena incredibile. Fatto! Ho appena aggiunto una nuova funzionalità. Secondo le mie ricerche, vari Bu si nascondono in questo hotel. Le funzionalità che ho aggiunto ti permettono di rintracciarli. Ti spiegherò i dettagli più tardi. Bene, questo è quanto, Luigi. Vai fuori dalle balle. Sta vibrando veramente parecchio il mio controller. Credo che il Bu sia qui dentro. Lo sento, lo sento. Sì, ragazzi, è qua. È qua. Lo sento. Eccolo! Oh no! Sono buio! Sembra che tu stia ancora brancolando! Beh, nel buio! Ma muori male. Guardalo, guardalo, pure mi deride. Oh! E si può anche trasformare le mie peggiori paure in quei inutili mob di Minecraft. Aia, mi sta uccidendo. Aspetta. Aspetta, lo salvo io. Ti salvo io, ti salvo io, ti salvo io. Oh, oh santo cielo, mi stava killando. Mi stava killando sto sgorbio. Non c'è più traccia di lui. Non so dove cavolo cercare. C'è la musichetta creepy, ma non c'è il nemico. Non c'è più. È sparito. Vabbè, avevo tanta voglia di picchiare un fantasma. Sarà per un'altra volta. E ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Qua sicuramente ci saranno nuovi grandi pericoli. Oh, avevo già visto questo suono. Oh, hai visto che è tranquillo. Magari questo è un piano più tranquillo, guarda. Professore, non è il momento, mi stavo godendo la musica classica. Ehi, Luigi, se ti capi di dover tornare al laboratorio velocemente, ho un'ottima soluzione per te. Ho messo a punto un sistema di trasferimento. Devi solo accedere al BB e selezionare il laboratorio. In un attimo ti ritroverai qui da me. Il sistema funziona in entrambe le direzioni. Ok. Ah, finalmente i miei denari ti hanno aperto la mente. Professor Big Brain dovrei chiamarti d'ora in poi. Quindi, bye bye, potrò tornare da lui in un battibaleno. L'orchestra si fa sempre più rumorosa, a quanto pare. Hanno appena ucciso il piatterellista, uno dei membri più importanti dell'orchestra. C'è qualcosa? Giustamente. Chi butta soldi nel cestino? Mi taglierei le mani. Ma... oh! Cosa? Cosa? Quel tappeto vuole farmi del male! Non so veramente come evitarlo, però. Vabbè, fine dei giochi! Ti ho fregato lo stesso! Un piccolo sacrificio! Questo ti insegna a rispettare anche i tappeti! Ecco, e ora ti trasformo io in un tappeto. Vedi, a terra, piatto, sei un tappeto anche tu. Luigi, trasforma i fantasmi in tappeti
dal 1999. Ora andiamo qui dentro. Signori, da dove proviene questa musica soave? Intanto magari svuoto un po' la... Hai visto qua? Hai visto che c'è qua? L'avevo visto. Era proprio attaccato alla parete sbagliata. Chi sta scorreggiando qua? Fantasmino? Quel trombone. Ricordatevi di farlo andare di corpo ogni tanto, anche lui ha bisogno. È giunto il gran momento, siete invitati al mio concerto. Eccomi là, ci sono io che adesso tra un po' vi suonerò Megalovania. Sì. Che bravo questo pianoforte, è talmente bravo che si suona da solo. Guarda chi c'è! No! C'è un piccolo Todd! No, voglio quel piccolo nanetto! Lo voglio usare come schiavetto! Deve fare i giri con me. Ma chi sta suonando? Oh. Oh, guarda. Oh, hai rovinato il mio concerto. Ora ti schiaffeggio. La nonna. Questa musica richiamerà i fantasmi, vero? Non l'ho capita. Cosa vuol dire questo? Ehi, ehi. Che vuol dire? Oh. Quelle sedie verranno verso di me? Ok. Il pubblico è molto agitato. Ho rovinato il concerto. No. Non spetta a voi decidere. La tua musica faceva pena. Io avevo chiesto un altro tipo di canzone. Sempre fermo al passato. Noi vogliamo la colonna sonora di Halo, di Spider-Man. E tu continui a suonare Mother, Mother, Mother. Sempre quello. Ha stufato ormai. Devi passare oltre. Devi cambiare gusti. So che sto facendo rosicare tutti. Ahia, mi sono arrivate 44 sedie. Beh, prima o poi finirai le sedie. A questo punto, ragazzi, scappiamo. Le finirà. Tutte le tira. È un all-in. È un all-in. Santo cielo. Beh, ragazzi, fine del concerto, eh? Ah, che scoccia naso. Ok. Un cactus colto tu. Belline queste. Questi fantasmini veneziani. Ok. Mi fa quasi pena combattere ste robe. Mi fate ridere. Da qua questa maschera. Ok, devo togliergli le maschere. Come al solito, perché altrimenti si possono difendere dai miei attacchi. E ora ecco, mi segno a volare io. Dai, volate qui con gli angioletti in cielo. Entra dentro il mio aspirapolvere. Che bello. Ok. Guarda, guarda che arrabbiato. Guarda che cattivo è oggi Luigi. Oggi Luigi non ha tempo da perdere. È proprio cattivo. Ok. Ecco che si arrivi vicino. Oh, 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 ok. Guarda qua. Guardate che qua ne ho un casino. Sono loro che hanno paura di Luigi adesso. Prima era Luigi che aveva paura di loro, ma ora sono loro che si cagano addosso. Anzi, si cagano per terra, perché non possono cagarsi addosso. Ma dettagli. Ok, ho poca vita. Ma aspetta, zap. Ecco, protesto. Non mi piace la tua musica. Devi entrare tu in gioco ora, maestro. Era un pianoforte che valeva tantissimi soldi quello. Odio le persone che picchiano i pianoforti. Ma ora è il pianoforte che picchierà me. Ok. No, vabbè, ragazzi, tutto mi sarei aspettato, ma non che il pianoforte si ribellasse. Voi dovete sapere che io suonavo il pianoforte, cioè lo vorrei suonare ancora, ma non ce n'è una portata di mano, purtroppo. Ed è un incubo, ma anche una cosa epica. Ok, dai, calmati, calmati. Ti ricomprerò, ti ricomprerò. Farò nuove canzoni sul secondo canale, giuro. Le farò. Ma non farmi del male. Porco. Poi queste onde non capisco come. Ora tra un po' mi tirerà granate, vero? Vai. Dammi. Ok. Vai così. Benissimo. Ok, il mio cane mi sta dicendo che devo colpire lì, probabilmente. Ok, grazie. Grazie, cagnaccio. Sì! Sta rosicando malissimo. Vuole suonarmele. Mi sta facendo malissimo. Aspetta, riprendo i cuori.
Signor Beethoven in crisi esistenziale. Io voglio solo aiutarla. C'è un posto migliore. In cielo potrei suonare l'arpa se vuoi. Aiuto, ok, no. Non vuole suonare l'arpa. Non credo che voglia suonarla. Ora te le suono io, vieni qua. Guarda, concerto, così si fa. Così si muove la bacchetta. Ecco, sarebbe bello che tipo ci fossero dei violini e suonassero il professore a tempo di musica mentre lo sballottolo qua e là. Ma chiedo troppo, mi sa. Quel pianoforte è veramente una macchina. Ah, mi tira pure dei tasti neri. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Boom! Rotto! Non hai più un pianoforte! No, ora veramente deve essere impazzito. Ora sì. Ora sì. Ora. Guardalo! Guardalo! È incredibile, maestro! Incredibile! Non avrei mai immaginato. La sua bravura verrà ricordata nei libri di storia. Peccato che te ne stia già andando. Un cuore a pochissima vita. Dai, Luigi, sfoga tutta la tua rabbia verde. Diventa Hulk una volta tanto. Sì! Vieni qua! Ecco qua, c'è un pianoforte dentro lì. Sì, sì, vieni, vieni dentro. Mamma mia. Certo che era veramente un narcisista. Oh, ce l'abbiamo fatta. Che cringe. È stata una delle boss fight più difficili ma epiche della mia vita. Sono contentissimo, veramente. Sì. Il numero 6 abbiamo. O il 9. Credo il 6. Bravo. Bravo. Voglio il bis. Anzi no, non lo voglio. Ma proprio no. Vieni qua, Casperuccio. Balla il valzer con me. Ah, grazie. È vero, mi ero scordato. Todd. Ora abbiamo Todd. Todderellino. Todderellino. Vieni qua. Piccolino. Ciao. Mio giovane funghetto. Sei tornato in vita? Mario non c'è però. Sono solo io, Luigi. Hai liberato uno dei tuoi amici, Luigi. Credo che sarai più al sicuro nel laboratorio insieme a me. Accompagna il Todd all'ascensore. Ok, vieni con me, piccolino. Il mio piccolo schiavetto color fungo. Oh, vieni qua. Ti scorto io. Aspetta, voglio vedere se posso fare alcune cose. Se io lo risucchio. Posso risucchiarlo. Se qualcuno lo vuole, guardate, ve lo regalo. A me non serve. Dai, Todd, tranquillo. È solo una scusa, poi non ti do, no. Posso tirarlo lì? Vediamo. Oh! A quanto pare sì. Tu sei una macchina per i soldi, Todd. Io e te faremo un sacco di soldi assieme. Vai là a vedere dove... Aiuto. Todd, io ti voglio tanto bene. Lavora, schiavo. Lavora, mio giovane bambino. Lo so, mi sa che questo è sfruttamento minorile, ma... Luigi non se ne cura di queste cose. Ti accompagno all'ascensore. Ciao ciao. E fu così che Todd non si rivide mai più. Vero? Qualcuno mi sta osservando però. Oh no, è la signora Vanna Marchi, la Ultremari Stromberg Strudel. Sì, la parrucchina, insomma, quella che era gnocca ma non lo è più. È diventata vecchia. E ha pure un gatto fantasma. Come ogni cattivo che si rispetti. Vedi, sta rosicando. Rosica, rosica, rosica. Bimba, nabba. Andiamo qui. Luigi, hai trovato uno dei tuoi amici. Quindi quanti ne mancano ora? Vediamo, due Todd e la principessa Peach. Ah, e anche sì, lui. Mario. Chi se lo ricorda, è ancora prigioniere. Insomma, è ancora un bel po' di lavoro, In bocca al lupo. Goodbye, non te voglio più vedere. Ragazzi, è giunto il momento di almeno mettere la nostra ultima. Il nostro ultimo testino bello. Yes. Vai, vai. Magnifico. Oh yeah. Beh, ragazzi, abbiamo completato anche questo. È stato veramente quasi un calvario battere tipo il pianista. Ma mi sento meglio e
La prossima volta non vedo l'ora di suonarlo anch'io un pianoforte e non farmele suonare da un pianoforte. Dai, magari ci rivedremo presto nel secondo canale, appena me ne procuro uno. Ma nel frattempo, vi ringrazio per la visione di questo video musicale ed esplosivo. Noi ci becchiamo molto presto con il prossimo episodio. Ciao ragazzi!